Gemma nascosta nel cuore del Nord-Est, Castelfranco Veneto è lo scenario in cui l'arte e la storia si mescolano in un'esperienza senza tempo. Castelfranco Veneto è una cittadina nata nel 1200, ha 33.000 abitanti, è collocata geograficamente ai confini tra la provincia di Treviso, quella di Padova e quella di Venezia. È una cittadina che è nata sostanzialmente a difesa del comune di Treviso, tant'è che la nostra cinta muraria era quel fortino che per essere abitato incentivava i cittadini a parteciparlo perché era esentasse. Castelfranco, Franco significa esente da tasse. Il luogo in cui nasce il borgo fortificato è molto più di un semplice crocevia. È un portale verso l'autenticità e la bellezza della regione. Castelfranco Veneto si trova al centro del Veneto. Da questo nostro punto possiamo a nord vedere le Dolomiti, a sud vedere Venezia e Padova. Abbiamo le colline del Prosecco e nonché colline UNESCO a 20 km, di conseguenza uno svincolo ferroviario e stradale di notevole importanza proprio per quello che può essere la frequenza del turismo nel nostro territorio. Castelfranco ha una data di nascita precisa. Fu fondata tra il 1195 e il 1199, quando Treviso decise di proteggere il confine con le rivali Padova e Vicenza. La posizione era perfetta, su un terrapieno vicino al fiume Muson, tra le vie romane Postumia e Aurelia. Il castello è praticamente autonomo e indipendente perché ci sono forni, ci sono abitazioni, eccetera. Treviso invia qua 150 famiglie perché abbiano la capacità di difendere il castello. Ed è per questo che vengono poi definiti zona franca. Questi abitanti del 1200 di fatto non pagano le tasse perché sono in zona disagiata, zona di guerra, e di conseguenza ecco il nome Castello Franco. La città conserva, quasi integralmente, la cinta muraria e 6 delle 8 torri originarie. L'arrivo della Serenissima nel 1389 chiude l'esperienza guerresca e Castelfranco assume il ruolo di baricentro territoriale, in forza della sua centralità geografica e della straordinaria attrazione economica espressa dal suo mercato, tappa obbligatoria tra l'Adriatico, la Germania, le Fiandre, l'Europa occidentale e le pianure dell'Est. Ancora oggi Leone di San Marco saluta il viaggiatore che varca le porte della città. Passeggiare sulla medievale strada Magna è il modo migliore per attraversare gli 8 secoli di storia del borgo. Il susseguirsi di nobili dimore testimonia la vita pubblica, l'economia fiorente, la vivacità della comunità cittadina. Il palazzo municipale, costruito tra 1879 e 1880, sorge sul luogo della quattrocentesca residenza del podestà veneziano. Da via Garibaldi si raggiunge la cinquecentesca casa Barbarella, dimora natale del noto pittore Giorgione. In vicolo del Paradiso troviamo casa Costanzo, forse di impianto trecentesco, posseduta e abitata da Tuzio Costanzo, committente della Tavola di Castelfranco, che è possibile ammirare all'interno del Duomo di Santa Maria Assunta e San Liberale. Prima di soffermarci sull'opera, diamo uno sguardo al contenitore. Innalzato tra 1724 e 1746, il Duomo è l'opera prima dell'architetto Francesca Maria Preti, che assunse come modello la palladiana chiesa del Redentore di Venezia. Questo luogo di culto rappresenta un vero e proprio scrigno d'arte sacra. All'interno del Duomo l'opera principale è la Pala del Giorgione, che è ubicata in una cripta dedicata appunto alla famiglia Costanzo, dove c'è anche la salma del figlio tumulata su un sarcofago, e poi naturalmente le pale d'altare
di pittori del 600 e del 700, di notevole pregio anche in questo caso, e per non finire nella sacrestia troviamo una pinacoteca straordinaria costituita da quadri del Veronese, del Piazza, del Dalla Vecchia, del Damini. Opere di rilievo dell'arte veneta, tra le quali la Pala del Giorgione giganteggia per tecnica e pensiero. Nella Tavola di Castelfranco, Giorgione rivoluziona la pittura del suo tempo con innovazioni audaci. Egli adotta la tecnica tonale veneziana del secondo Quattrocento, basata sull'uso sapiente di strati di colore sovrapposti. Inoltre, l'artista colloca la scena in un vasto paesaggio di campagna. Le poche figure presenti e il villaggio in rovina suggeriscono il tema della guerra e della sofferenza. Il silenzio domina la scena. Di Giorgione si sa poco perché ha vissuto poco tempo, circa 30-33 anni, e purtroppo, essendo morto di peste, è stato distrutto tutto praticamente, proprio bruciato tutto, perché questo prevedeva il protocollo a quel tempo. Certo è che ha vissuto tra Castelfranco e Venezia, e i primi anni giovanili ha frequentato la corte della regina Cornaro, dove ha potuto sviluppare il suo talento. L'altra opera che Giorgione lascia a Castelfranco è il prezioso Fregio delle arti liberali e meccaniche, conservato all'interno del Museo Casa Giorgione. L'opera, realizzata tra 1502 e 1503, è densa di significati esoterici e allegorici. Il fregio ha la caratteristica di rappresentare la congiunzione degli astri tra il 1503 e il 1505, e che tra l'altro questa congiunzione farà scaturire delle guerre, delle pestilenze, eccetera, eccetera. Sicché si traccia attraverso questa pittura, naturalmente, il futuro di quel periodo. Nel pieno della fioritura culturale dell'Italia delle Signorie, Giorgione raffigura il rapido declino che seguirà il Rinascimento. Non vengono risparmiate neppure le arti. Gli strumenti musicali giacciono muti e senza corde. Disegni e abbozzi restano abbandonati nello studio del pittore. Al dorato crepuscolo del Rinascimento segue un nuovo momento di splendore che a Castelfranco coincide con la fioritura artistica e urbanistica del Settecento. Il massimo splendore della città lo posizionerei intorno al 1700, tant'è che viene definita la piccola Atene, perché ci sono cinque famiglie di personaggi molto agiati e nobili, e faccio riferimento ai Riccati, ai Rizzetti, ai Preti, ai Stefani, e cioè sono personaggi che hanno naturalmente una valenza culturale di notevole portata, sono matematici, astronomi, astrologi, medici, di conseguenza riescono a portare a Castelfranco Veneto veramente l'intelligenza di tutta Europa. Per accogliere il mondo e insegnare la loro scienza, gli intellettuali castellani si dotano del luogo perfetto, fabbricando il loro originale teatro accademico. Il teatro accademico nasce come sala accademica, che ha delle caratteristiche straordinarie, tra l'altro grazie proprio al Rizzetti, che riesce a inventare un algoritmo che permette a queste sale progettate secondo questo algoritmo di avere un audio straordinario, perfetto. È in questo periodo che la città si espande fuori le mura, da Piazza Giorgione con il suo mercato al Corso 29 Aprile con i suoi palazzi nobiliari, fino alla chiesa di San Giacomo Apostolo. La sobria facciata introduce a un autentico gioiello architettonico nel quale si conservano pregevoli opere d'arte. La chiesa di San Giacomo, che è ubicata poco fuori nel Bastia Vecchia, ha la caratteristica straordinaria che come chiesa è stata ricostruita nel 1700, però le origini di questo luogo, del convento dei Cappuccini accanto, ci permette di datarlo intorno al 1220-1230, e che sorge per dare spazio a un ospitale.
cioè a quei luoghi di ricovero dei viandanti, dei turisti dell'epoca che avevano necessità di fermarsi e di soggiornare qualche giorno per riposarsi dai trasferimenti che facevano dal nord Europa per recarsi a Roma. Questo luogo poi nel tempo, negli anni, nei secoli successivi si trasforma in ospedale ed è il primo ospedale di Castelfranco Veneto. Tra l'altro prende il nome di San Giacomo, anche poi lo stesso nosocomio attuale, moderno. Di conseguenza diciamo che c'è la storia di Castelfranco, perlomeno lo sviluppo esterno dopo, oltre il castello, che parte proprio da questo luogo dove è ubicata questa chiesa di San Giacomo. A tutto questo, Castelfranco associa quel dolce approccio alle cose del mondo che contraddistingue il momento dell'aperitivo nelle belle cittadine venete. La peculiarità di Castelfranco Veneto è che abbiamo l'occasione, l'opportunità, anche nella cattiva stagione, di passeggiare. Perché? Perché di fatto siamo contornati di portici, sicché sotto i portici di Castelfranco si può fare le cosiddette vasche, proprio sia in inverno che in estate, e essere protette dagli agenti atmosferici. Ma non solo, troviamo naturalmente dei negozi straordinari, delle osterie tipiche che ci mettono, mette il turista naturalmente a proprio agio per conoscere la enogastronomia del nostro territorio, soprattutto poi anche la velocità di movimento, essendo servita a Castelfranco da 6 linee ferroviarie e da altrettante strade che portano praticamente Venezia a 30 km, Padova a 30 km, Vicenza a 30 km, Cortina a 150 e così via, le Dolomiti per sia i monti per andare a sciare d'inverno, sia il mare per andare in spiaggia d'estate. Sicché è un luogo straordinario, ideale, vicino alle colline, dove si può naturalmente degustare il meraviglioso prosecco del nostro territorio. Le attività sono diverse, abbiamo 50 associazioni sportive, sicché praticamente possiamo svolgere tutti gli sport possibili, dal golf, abbiamo un meraviglioso campo di golf, tra l'altro accanto a una villa di stile palladiano, ma al calcio, al ciclismo, ci sono squadre di ciclismo, judo, karate, balletto anche di fatto. Abbiamo due scuole di balletto veramente di notevole pregio che producono ballerini a livello internazionale. Un contesto in cui tutto parla di armonia, benessere e floridezza. Alle molte attività economiche si associa l'amore speciale che i locali riservano alle loro campagne, allo sport e alle passeggiate fuori porta. Abbiamo a Castelfranco Veneto un percorso ciclopedonale naturalistico che è lungo l'asta del Muson, che ci vede insomma essere al centro di questo percorso naturalistico. Abbiamo a Castelfranco Veneto Parco e Villa Bolasco di proprietà dell'Università di Padova, che è stato insignito nel 2018 come parco più bello d'Italia e con la collaborazione dell'Università e grazie a questa specificità stiamo partecipando a un bando europeo che vede Castelfranco Veneto rappresentare l'Italia in un contesto di 7 paesi europei, dove al termine di questo percorso si valorizzerà il parco associandolo al benessere dei cittadini. E cioè il messaggio semplice è quello di dire: se vivi in un contesto bello e pulito e naturalistico, vivi meglio. Una grande attrazione per gli appassionati di sport all'aria aperta sono le 18 buche del Golf Club Ca Amata, un campo piacevole e un ambiente accogliente, in cui il paesaggio allieta una giornata di attività agonistica o di divertimento amatoriale. Non mancano i percorsi a piedi che senza fatica consentono di attraversare la pianura sulle orme dei condottieri del passato. Abbiamo un'opportunità di avere proprio a 500 metri dal pieno centro storico il sentiero degli Ezzelini, che è un tratturo antico
che costeggia il fiume Muson e che parte dalla Pedemontana, che prende il nome proprio della famiglia degli Ezzelini. Perché? Perché di fatto il guerriero romano d'Ezzelino scendeva dal suo territorio per andare alla conquista di territori nuovi, nonché Castelfranco, Campo San Piero, Padova. Questo tratturo oggi è un sentiero, è anche un cammino religioso, attraversa appunto il nostro territorio da Padova a Gemona, sicché prende il nome del Cammino di Sant'Antonio. E di conseguenza molto frequentato, molto utilizzato da tutte le età praticamente. Poi abbiamo giardini storici della città, accolgono lo stesso anche d'estate diverse attività ludiche, attività di rappresentanza, fiere, mostre, eccetera, eccetera, eccetera. Percorrendo il sentiero degli Ezzelini, incappiamo nell'agriturismo Dal Moro, che garantisce assistenza ai pellegrini e ai ciclisti e offre tante delizie per una pausa tipica e gustosa. I piatti che vi ho proposto oggi derivano dalle nostre materie prime, quindi lavorazione e trasformazione dei nostri prodotti e i maiali, per esempio, trasformati in salame o porchetta, il nostro pane cotto a legna. Nella nostra produzione di prodotti appunto da forno abbiamo introdotto anche la vera fugassa veneta. Deriva da una grande lavorazione di 3 giorni di lievitazione che poi vengono appunto cotte nel nostro forno a legna. L'esperienza di degustazione si chiude con l'assaggio di 3 prodotti veramente particolari. Vi ho fatto anche assaggiare i nostri sali aromatizzati, nati in quest'ultimo periodo e grazie alla produzione e poi essiccazione delle nostre erbe aromatiche. Dalla nostra invece uva di Merlot e Cabernet abbiamo creato il Ferrotaia, che è il nostro vino da tavola, e da un paio d'anni abbiamo anche creato il Barrique, ovvero il nostro vino barricato. E in questo mese di primavera abbiamo anche raccolto delle erbe selvatiche, tra cui fiori di tarassaco, e li abbiamo trasformati in verdurine in agrodolce per appunto offrirli ai nostri ospiti. Ecco che se la visita avviene nel periodo giusto, ovvero nei mesi invernali, è obbligatoria la degustazione del radicchio variegato di Castelfranco, IGP. Ogni occasione è buona invece per accompagnare le delizie della zona ai migliori vini DOC, il Valdobbiadene Conegliano e il Montello Colli Asolani. A tutto questo si sommano i molti eventi che fanno di Castelfranco Veneto un attrattore culturale di prima importanza nel contesto regionale. Gli eventi principali che si tengono a Castelfranco Veneto sono legati alla valorizzazione, per esempio, di alcune tradizioni, una su tutte, il Palio. Si tiene ogni 2 anni adesso e vede coinvolta un po' tutta la cittadinanza, dal centro alle frazioni, e ci sono queste rievocazioni storiche che ogni anno assumono un tema particolare, che vedono valorizzato Castelfranco, una volta perché è nato come Treviso, una volta perché è vicino a Venezia. Insomma, c'è questo evento che ogni biennio. Abbiamo tutti gli anni una passeggiata, si chiama la passeggiata del Giorgione, dove c'è un'altissima partecipazione, si tiene a settembre, e poi via via in collaborazione con le varie realtà locali, associazioni di volontariato piuttosto che il Conservatorio Agostino Stefani, attraverso la musica, e si tengono ogni anno eventi che vedono la piazza molto molto partecipata. Esaltazione nell'anima autentica di questa grande regione, Castelfranco Veneto merita un viaggio lento, culturale e appassionato. Venite a visitare Castelfranco Veneto perché troverete una cittadina pronta ad accogliervi e a farvi vivere nuove esperienze che passano dal Museo Giorgione, dal nostro pittore Giorgione, dal radicchio di Castelfranco Veneto, dalla cinta muraria e dal parco più bello d'Italia. Vi aspettiamo. You